avete chiesto un video sul Wabi Sabi. Io devo ammettere, non avevo nemmeno idea di che cosa fosse. Quindi, curiosissima, sono andata ad informarmi e mi sono innamorata di questo stile e mi ci sono ritrovata davvero tantissimo, perché è uno stile che io definirei molto attuale, molto moderno. Se tante di voi me l'hanno richiesto, vuol dire che è molto diffuso, ma contemporaneamente ha un qualcosa di antico, ha un qualcosa di classico che non so descrivere. Quindi andiamo insieme a vedere tutte le caratteristiche di questo stile. Ciao, io sono Valentina Vigato, Professional Organizer, e qui vi aiuto a semplificare la vostra quotidianità e la vostra vita grazie alla semplificazione e all'organizzazione di casa. Ma contemporaneamente ogni tanto parliamo anche di stili delle case, di interior design, quindi per rendere anche più belle e accoglienti le nostre case. Abbiamo parlato di diversi stili nei mesi passati, ma questo devo dire che mi sta incantando tantissimo. Lo stile Wabi Sabi è uno stile che ha origine in Giappone ed è basato sul concetto di transitorietà delle cose, molto amato proprio in Giappone. Va a descrivere la bellezza imperfetta delle cose che cambiano nel corso del tempo e quasi direi incomplete. Infatti le caratteristiche di questo stile wabi-sabi sono un po' la semplicità, ricorda un po' il minimalismo, ma contemporaneamente ha un'eleganza rustica, dà un senso di grandissima tranquillità ed è caratterizzata proprio dalla bellezza delle cose usate, spesso fatte a mano, spesso apprezza il lavoro umano dietro alle cose, quindi cose usate, cose vintage, cose fatte a mano, ma anche con materiali naturali, quindi con legno, con creta, ceramiche e questo tipo di materiali proprio. Ogni elemento che va inserito in una casa nello stile wabi-sabi racconta una storia, quindi che sia del suo materiale, che sia della sua storia come pezzo vintage usato, ti permette proprio di apprezzare quindi la semplicità nell'imperfezione, che è il significato della parola wabi, e il passaggio del tempo, quindi sabi. Capite proprio che è questo gusto semplice che apprezza il passare del tempo, che apprezza la caducità delle cose, il cambiamento che avviene nel corso del tempo e l'imperfezione che poi c'è nelle cose. Tutto questo trasmette involontariamente un grandissimo senso di semplicità e calma alle case arredate in stile wabi-sabi. Iniziamo quindi con il concetto di natura. È importante allinearsi con la natura e con i ritmi della natura, quindi non solo materiali naturali come vi ho accennato, il legno, l'argilla, i mattoni, la pelle, la pietra, il rattan e anche il cemento. Proprio in generale l'atmosfera terrigna delle case arredate in stile wabi-sabi, proprio i colori che vengono dati alle cose e alle pareti anche semplicemente, questo colore terra, fango, tantissimi colori spenti proprio come in natura, tantissimi colori bianco gesso, marrone, terracotta, grigio, verde ma spento, blu cielo, anche questo però spento con un tocco di grigio, e sicuramente il lavagna, che quindi non è il nero intenso, ma un nero con un po' di grigio al suo interno, sicuramente molto naturale. Io adoro tutti questi colori, mi piacciono tantissimo, ce ne sono molti anche nella mia casa. Sempre relativo alla natura, il concetto di cambiamento di stagioni, molto adatto proprio allo stile wabi-sabi, proprio perché apprezza il cambiare della natura, il passaggio del tempo e l'imperfezione nelle cose, proprio perché se riusciamo a portare dentro casa
la rappresentazione del passaggio delle stagioni, anche semplicemente con dei rami di piante, di alberi che riproducano il cambiamento delle stagioni. È un decor semplice, è un decor magari imperfetto, ma che segna proprio il passare del tempo. Una delle caratteristiche dello stile wabi-sabi è l'apprezzare le cose magari imperfette proprio perché fatte a mano. Quindi è bello riportare l'oggetto al grezzo, al suo essere materico, magari anche texture particolari. Ci sono tantissime lampade che vanno ultimamente, io adoro, non vedo l'ora di prenderne una, che è proprio in questo materiale argilloso, penso, non sono esperta di materiali, ma proprio che ha questa texture bellissima, tipica dello stile wabi-sabi. Infine, nell'apprezzare proprio le cose imperfette perché fatte a mano, il non plus ultra dello stile wabi-sabi è l'arte del kintsugi. L'arte del kintsugi è proprio l'apprezzare magari un piatto bello, rotto, che vi sia rotto e magari vi dispiace che sia rotto, riprenderlo, aggiustarlo e aggiustarlo mettendo nelle crepe, incollandolo con una colla dorata. Questo permette non solo di ricreare il piatto, ma di mettere in risalto l'imperfezione, mettere in risalto il fatto che il piatto è stato rotto. E io adoro proprio questo concetto, perché è un po' filosofico, perché ricorda che tutti noi abbiamo delle crepe nella nostra vita, nel nostro divenire. Non siamo sempre perfetti, non è possibile essere sempre costantemente perfetti. E l'apprezzare la bellezza nell'imperfezione è una cosa veramente umana e bellissima. Un paio di consigli se volete ottenere una casa in stile wabi-sabi. Lo ripeterò all'infinito, ma se parliamo di una casa minimal ed essenziale, uno, fate decluttering. Una casa wabi-sabi è proprio una casa con il minimo essenziale. Secondo, colori neutri, quindi colorate la casa e utilizzate nella vostra casa principalmente e solamente colori neutri. Quando scegliete un arredamento, quando scegliete dei pezzi vintage che raccontino la storia di quel pezzo, come la mia scrivania che veniva dalla casa dei miei, io qua mi mettevo al mio primo computer a studiare. Quarto consiglio è porta dentro la natura, come dicevamo prima, il concetto del ramo che ci rappresenta il cambiare delle stagioni. E quinto e ultimo consiglio, cerca di creare degli angoli con decori non appaiati. Lo stile wabi-sabi non ama la perfetta simmetria, appunto ama la naturalezza delle cose e l'imperfezione, quindi accessori spaiati e magari proprio diversi. Questo ci trasmette tantissima semplicità, relax e calma. Io devo dire che amo questo stile e sicuramente vorrei portare dei più tocchi wabi-sabi nella mia casa. Vi ringrazio invece per avermelo fatto scoprire, perché mi fa stare proprio bene. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Escono due nuovi video ogni settimana, il lunedì ed il giovedì. Fatemi sapere se anche a voi piace tanto quanto a me lo stile wabi-sabi. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!